Benvenuti a Compila, quindi va. Eccoci qua. Sono spariti i messaggi. C'erano i messaggi della chat che poi sono riscomparsi. Adesso passo un po' la musica. Mi ricorda un po' i giochi dell'Amiga 500, questa musica molto elettronica. Steve Ballmer che ci richiama all'ordine come sviluppatori a fare il nostro dovere. Come va? Non siete ancora in ferie, siete ancora al lavoro. Io sono, cioè, tanto sto vedendo adesso che ho una barba e baffi da fare, sono in condizioni un po', come dire, dalle mie parti si dice un po' straccio, si dice messi come il porcello, però è stata una settimana difficile come tutte le altre, come sempre, perché non dico mai che è stata una settimana facile, quindi, però almeno ho finito un po' di cose che mi attanagliavano da un po' di tempo e quindi tutto sommato non mi posso lamentare. Sì, in effetti mi sono avvicinato. Ancora si lavora duramente, però beh, prima o poi ci sarà anche il momento delle vacanze, spero, perché quelli comunque come minimo un po' ci vogliono, un po' di riposo, un po' di mare, montagna, altrimenti si rischia di scoppiare, soprattutto adesso che almeno io, cioè lavorando in remoto, si lavora il caldo, ecco, quello è ancora peggio. In effetti mi è capitato, fatto alcuni corsi questo mese, ovunque sono andato c'erano dei problemi con il condizionamento. In azienda siamo stati in uno stanzone caldo e ancora in allestimento con un proiettore che non si vedeva nulla e c'era un caldo terribile. In un'altra azienda c'era il condizionatore rotto esattamente quando abbiamo iniziato, e essendo sempre la prima volta, tra il primo giorno di corso, sai, magari uno dice ok, vediamo chi ci viene a insegnare, vediamo chi viene a fare il corso, arrivo io e tutte le volte mi distingo perché essendoci questa, come dire, condizione di calore assurdo, io tra l'altro lo soffro parecchio, inizio a sudare come un dannato e non sono mai preparato, perché confido sempre nel buon cuore e nel fresco di chi gestisce l'ambiente. E invece un'altra volta sono andato sì in un luogo fresco, ma proprio come frigo, solo che per prima di raggiungere la stanza del corso ci sono due o tre piani di scale. Io appena inizio a fare le scale inizio a sudare subito, quindi appena entrato ho beccato da sudato l'aria fresca, fredda subito, e c'era un meno 10, e quindi, come dire, mi sono, o si muore del caldo o si becca. Anche in palestra mi capita che ci sono momenti in cui sudi e finisci esattamente sotto al getto dell'aria fresca e ti viene un coccolone. Infatti ho una tosse che non mi sparisce neanche, è passata da secca a grassa a secca di nuovo, sta facendo tutti i balzi e le mutazioni, al che mi sono anche insospettito. Ho fatto anche un tampone casalingo, ne ho fatti un paio, ma è negativo, quindi non è proprio di mia produzione, non è legata a nessun virus, magari un virus informatico, ecco, quello potrebbe anche essere. Quindi è un'estate difficile, insomma. Poi leggevo sui giornali che in qualche scaffale manca l'acqua frizzante, cose di questo tipo, perché non si riesce a reperire la CO2. Ho detto è strano, perché ne produciamo così tanta che dovremmo ridurla e non riusciamo a fare l'acqua frizzante. Vabbè, a parte le battutacce che non ci stanno neanche, perché non è un argomento da scherzare effettivamente, visto che anche da quel lato non è un buon periodo. Noi cerchiamo di dare il nostro contributo, appunto, intasando i server di Twitch, facendoli lavorare per trasmettere i nostri live streaming di programmazione, così li usiamo, quantomeno li usiamo a fin di bene, dai, in un certo senso.
Dunque, mi sto preparando un po' tutto. Non mi ricordo l'altra volta cosa abbiamo fatto. Per fortuna che passa solo una settimana da una live all'altra, infatti dovrei farne di più se riesco, ma il tempo è un po' quello che è. Poi probabilmente dalla settimana di Ferragosto direi che ci prenderemo un po' di pausa, così avremo anche modo di sistemare alcune cose su questo canale che è provvisorio un po' da un anno, e quindi a volte do un giro di una martellata alla grafica di qua e di là, però insomma, come dire, avrebbe bisogno di un po' di un restyling. Mitico Punga, anche lui è al lavoro, immagino. Adesso scriverà: no, sono al mare che me la sto grattando. Quanta bella gente collegata, oh, mi fa piacere quando siete in tanti, almeno non sono. Mi ha visto gli insiemi. Ah sì, è vero, tra l'altro ne ho parlato giusto oggi. Quindi la mia memoria è proprio quella del pesce rosso, finisce neanche una settimana, proprio neanche un'ora è durato, quindi via. Via vuol dire che sei via. Già. Ricordi che io leggo con del ritardo, e quindi quando tu rispondi letteralmente a una cosa che ho detto, è già passato qualche secondo, io non ricordo più precisamente a che cosa ho risposto. Ok, gli insiemi, perfetto. Direi che stiamo iniziando a entrare un pochino come dire, a pitonare da veri sviluppatori seri. No, in realtà effettivamente iniziamo un pochino a entrare davvero nel vivo. Lavoro, vabbè, immaginavo. A entrare nel vivo, come dire, di tematiche già un po' più pregnanti, come si suol dire, perché un po' la sintassi abbiamo esplorato le cose più, come dire, generali, però abbiamo visto dei cicli, delle condizioni, gli input, liste, dizionari, abbiamo visto un sacco di cose, abbiamo visto accessi file, la gestione degli errori, quindi un po' di anche come uscire da un processo con un codice. L'except, l'else, abbiamo visto un po' di tutto, e quindi possiamo concentrarci sulle cose un pochino più, come dire, applicative, potremmo dire, o di alto livello. Io avevo un argomento abbastanza interessante, però prima volevo vedere un paio di ulteriori dettagli. Adesso mi si è chiuso il mitico programmino. Diciamo un po' per chiudere la questione legata ai dati, c'erano un paio di strumenti che volevo ancora vedere, ovvero la data ora, se non ricordo male, che non abbiamo praticamente mai affrontato in un certo senso, e le regular expression, quindi un paio di cose che sono molto veloci. E poi iniziare a vedere qualcosina di più interessante, anche per il fatto che è qualcosa di incorporato in Python, ed è qualcosa che generalmente non viene fornito di serie. Ok, con gli ambienti di sviluppo in realtà sì, o con librerie esterne o con magari dei tool integrati, però il fatto che sia già un modulo facente parte proprio della distribuzione standard è interessante. Quindi qualcosa che inizi un po' a mettere assieme tutto quello che abbiamo visto, con delle strutture un pochino un po' più complicate, un po' più articolate, quindi iniziando proprio a fare dei veri e propri programmi. Poi ci sono delle librerie che dovremmo un po' analizzare, quindi diciamo che con queste ultime puntate concludiamo un percorso un po' molto, molto introduttivo. Poi probabilmente riprenderemo magari dopo una breve pausa estiva, come fanno quelli che fanno appunto i programmi, quelli radiofonici. A proposito, non so se avete visto il mio filmato su LinkedIn o su Facebook del backstage di questa intervista in cui sono stato coinvolto e ho cercato di spiegare, come dire,
quello che penso sia poi l'esperienza di tutto il nostro mestiere, per chi sviluppa software alla bene meglio, anche se ero in mezzo a carpentieri, cantanti, agenti immobiliari, quindi c'erano tantissime persone intervistate, quindi un po', come dire, il contributo si perde, però spero almeno di aver niente di che alla fine, quindi niente di particolare, però insomma si dà un po' il contributo dicendo che c'è anche lo sviluppo software, quindi può essere una via da percorrere, visto che è sempre in crescita e sempre c'è bisogno di, come dire, di sviluppatori più che mai, quindi di colleghi, ma proprio per delegargli parte del lavoro, quindi ci vuole. Un mitico Christian, ciao, ben arrivato. Adesso faccio un, visto che ci sono, uno shout out, come si suol dire, mi devo sempre ricordare, perché a volte se ho scritto bene, che questa settimana mi sembra martedì, tra l'altro ho seguito un po' la live, ho portato svelte, sono rimasto abbastanza basito su quanto è rapido nel fare certe cose, cioè proprio integrando uno script prendi un attributo, ci metti davanti un bind e ti porti agganci direttamente già robe dal contesto JavaScript, la dico proprio terra terra, a elementi HTML di una pagina. È veramente sbrigativo e per certi versi secondo me è un ottimo strumento se uno vuole rendere un po' dinamico una pagina senza neanche poi costruire tutto con Node. Devo ancora verificare se c'è il mio dubbio se si può usare anche senza appunto Node come script, però secondo me è abbastanza probabile, perché a volte mi capita delle pagine dover fare magari quelle due o tre, nascondere qualcosa in base a delle condizioni, cioè piuttosto che fare qualcosa in Angular o React. Fino ad oggi usavo Vue, perché Vue ha questa possibilità di tiro dentro lo script e faccio il mio oggetto di contesto con i suoi data, i suoi metodi compute, cioè, anche molto veloce, però svelte, veramente svelte si può dire, quindi sarebbe interessante provarlo anche magari su questo canale, però farci qualcosina di già, cioè partendo già da avendo un server, un po' di dati, vedere di utilizzarlo proprio per costruire un'interfaccia utente senza dover sforzarsi troppo, se non altro dal punto di vista della codifica, perché a volte mi è capitato di, non qui ma in certi corsi, fare qualche esempio con React, però chi è abituato a usare certi linguaggi con JavaScript, con i vari dialetti, si trova un po' a disagio, mentre questo diciamo che è molto molto friendly, si lascia usare, quindi seguirò se riesco anche le altre puntate, anche se martedì è una serata un po' delicata, ma più che altro perché sono richiesto dalla mamma, quindi lo ammetto pubblicamente, e quindi già questa settimana ho rifiutato, che è il motivo per cui sono riuscito a vedere la live, e ho già una nota di demerito, quindi seguirò poi le repliche se vengono con audio e tutto, perché comunque il discorso mi interessa abbastanza. Allora, intanto quindi seguite Christian se vi interessa un po' di front-end, che più o meno fa quello che poi stiamo facendo anche noi con Python, quindi si legge la documentazione, si fanno un po' di prove e praticamente si impara assieme un linguaggio, che non è mai una cosa è utile sia per chi fa la live sia per chi la segue, quindi poi così non si divide un po' la fatica. Ritorno delle vacanze, lo uso in casi più reali. Sì, effettivamente andrebbe un po' messo alla frusta, come si può dire. Potrebbe essere affrontato dei casi di test che potrebbe capitare in realtà, file di test con tracciato record, leggere nella terza riga, posizione c'è un determinato valore, la procedura fa qualcosa. Ok, qui parli però ovviamente di Python. Vabbè, più che sponsorship, se tra sviluppatori bisogna
sostenersi qua su Twitch, anche perché dobbiamo surclassare i gamer, quindi no, vabbè, i gamer no, perché mi piace anche vedere qualcuno che gioca, però ci sta come. Sì, San, sì, chiaramente, infatti l'obiettivo sarebbe poi quello, arrivare a combinare ad esempio un file come quello descritto di testo, magari con dei record posizionali, dei CSV o qualcosa del genere. Ci sono proprio degli strumenti appositi, parlando di Python, quindi, come dire, sicuramente è utile iniziare a buttare un occhio. Infatti ho visto che ho già visto qualche libreria, però in quel caso, a differenza di come abbiamo fatto fino ad oggi, un'occhiata prima bisogna magari che gliela butto, ma giusto perché altrimenti ci mettiamo molto tempo qui a, come dire, vederla proprio da zero, e quindi sarebbe più utile, ma poi bisogna vedere se ce la faccio e così, però l'obiettivo sarebbe proprio quello, cioè dopo iniziare a usare delle librerie un po' più blasonate e crearsi dei, appunto, dei casi di test reali di elaborazione, non so, metto qualche record, importo qualcosa su un DB, elaboro appunto un file di testo, apro un file Excel. Crearsi un po' dei pretesti per avere qualcosa di funzionale e vedere un po' qual è il codice da scrivere. Diciamo che vedere prima la sintassi è fondamentale, perché dal momento in cui poi la libreria ti dice io ti restituisco una tupla, se non sappiamo cos'è una tupla, se non sappiamo le liste, i dizionari, non sappiamo poi trattare o fare qualcosa con i dati, oppure se queste librerie accettano qualcosa di, come dire, predigerito, preformattato. Ad esempio, ho letto un articolo che sarebbe interessante sperimentare direttamente in live sull'analisi del testo, e praticamente ci sono librerie basate su algoritmi che però fanno, applicano, come dire, diversi filtri, correzioni, alterazioni su quello che è un file di testo per, non so, sostituire dei termini con dei sinonimi, togliere quelli non rilevanti, e tutte queste cose fanno uso poi delle strutture dati che abbiamo visto. Quindi, cioè, riuscire a manipolare, a gestirle è fondamentale per poi riuscire poi a vedere il resto. Però l'obiettivo è arrivare appunto sul resto, e l'obiettivo era fare comunque un percorso di qualche live dove si inizia proprio da zero, quindi anche vedendo le cose, poi sperimentando anche quello che è venuto in mente a chi stava seguendo, che era in chat, che ha proposto proviamo questo, proviamo quello. E chiaramente, perché altrimenti sei sempre nella posizione di dire ok, leggo un pezzo di codice. Io sono più che altro, sono sempre abituato a approcciare così, a non partire in quarta, ma proprio fare un po' quel percorso della serie. Prendo la lavatrice, prima di, invece che leggere il cruscotto della lavatrice, mi leggo proprio il manuale a partire dal grazie per aver acquistato il prodotto. Cioè, io ho questa abitudine, e di solito so che comunque è un'abitudine che in un certo senso paga, perché partire scrivendo subito del codice, sì, intuitivamente alcune cose si possono ovviamente dare per assodate, e soprattutto se uno ha una certa esperienza può dire ok, quello che sta succedendo è legato a questo aspetto, e quindi si può utilizzare comunque un linguaggio, però partire dagli internals, se si può fare ovviamente, molto spesso da un punto di vista che rende, sì, chi va piano va sano e va lontano, ma più che andare piano, diciamo, partire dalle basi, se si può fare, è sempre un bene. Infatti, anche ad esempio, studiando Git, stasera non c'è Maurizio Del Magno, che ha fatto una super presentazione bellissima su Git, presentata in un paio di conferenze. Cioè, studiarlo dai comandi è diverso che non partire dall'inizio e vedere che cos'è, quali sono, cioè che cos'è proprio internamente, come funziona. E quando poi si tratta di vedere i vari comandi e capire le azioni che fanno, tutto viene più o meno in automatico, perché grosso modo si è capito qual è il principio di funzionamento del sistema, e tutti i comandi e le operazioni a livello più alto alla fine sono solo come dire, delle automazioni di ciò che avviene a basso livello e che andrebbe fatto a mano, mentre viene semplicemente automatizzato. Però fare quel percorso inverso,
Magari richiede un po' più di pazienza, è vero, però alla fine paga, perché nel momento in cui noi utilizzare il libreria, la libreria mi dice passami questo dizionario, creami una tupla, cioè inizia a avere dei requisiti, noi siamo sicuri di quello che ci sta chiedendo e quindi possiamo a quel punto accelerare ed essere tranquilli. Poi vabbè, questo è un po' il mio approccio, che ovviamente non è per tutte le occasioni, dipende un po' anche da quello che in un certo senso si deve fare. Se devo produrre un risultato entro breve, cercherò di bruciare un po' le tappe, soprattutto se è una questione di lavoro, affidandomi un po' all'esperienza. Se devo imparare un linguaggio, ho il tempo e posso farlo con calma, cioè vedere tutti i dettagli e poi pian pianino costruirci qualcosa sopra, senz'altro almeno dal mio punto di vista, è la cosa migliore da fare, netto che qui si vada veloce, piano, certo, quindi cioè senza impazzire, però grosso modo, secondo me, con le cose che abbiamo visto, anche un esempio questo del file che dicevi, ci sono ovviamente le librerie che fanno queste operazioni meglio, ma avendo noi estratto delle sottostringhe, avendo aperto dei file, cioè sono operazioni che ad esempio noi potremmo già fare. È chiaro che se devo fare un CSV, non cerco il più possibile non di splittare una stringa e di gestirle cosa a mano, ma di avere una libreria che magari mi gestisce gli encoding, mi gestisce magari il separatore o le virgolette che mi aprono un campo, e quindi se trovo un separatore di campo il valore va considerato unico, cioè tutte quelle particolarità che a livello base io non gestirei. Però se faccio ovviamente prendo un file di testo e faccio uno split col punto e virgola, grosso modo ho gestito un CSV, quindi però appunto io userei una libreria apposita, però con quello che abbiamo visto potremmo già fare qualcosa del genere. In ogni caso adesso vediamo, ci andiamo abbastanza vicini. Quindi mi sposto un attimo sull'editor del codice, così iniziamo a scrivere anche qualcosina, che qua bello pronto, non devo cliccare sulla schermata catturata, ma tra l'altro non abbiamo mai approfondito netto di questo file che viene creato dal PyScripter, che è l'ambiente, ricordo che è l'ambiente che stiamo utilizzando per fare i test. Adesso qui allargo un pochino anche il font, così ci vediamo bene. Questo scheletro che viene fatto con questa intestazione ha questo name uguale main. Questo accorgimento che vedete, perché poi l'ho approfondito, in realtà poi si spiega abbastanza da solo. Cioè, in alcuni casi abbiamo la possibilità, ad esempio, di mettere qua dentro delle funzioni e di mettere anche un programma principale, main pass. Questo accorgimento, questo if name uguale main, fa sì che se noi qui mettiamo delle funzioni e andiamo in un altro modulo a importare questo e lanciamo dall'altro modulo il programma, l'altro modulo si chiamerà in modo presumibilmente diverso, e quindi questo name, che è una variabile che viene impostata al nome del modulo in fase di esecuzione, sarà diverso, e quindi non lanciamo praticamente la procedura main in questo modulo. Cioè, per spiegarmi meglio, o peggio, perché forse peggio di così non si riesce, ogni modulo, quando noi facciamo import, quel modulo viene eseguito, cioè l'interprete va dentro e lo esegue. Quindi se abbiamo una parte di codice, come questa main, come programma principale, escludiamo questo e lasciamo questo. Quando facciamo una import da qualche parte di questa funzione, questo modulo viene eseguito, compreso questo main, e quindi in questo modo noi blocchiamo l'esecuzione di procedure dal nostro modulo nel caso venga importato da altri, in quanto il nome sarà diverso e quindi non coincidendo con quello di questo file, il main non parte. Noi ce ne siamo sempre fregati, perché non abbiamo come per. Cioè abbiamo sempre creato quasi dei file singoli o dei file da importare. Dentro una cartella abbiamo sempre disegnato il programma principale, però mi sono appunto
chiesto, fatto la domanda di cosa si trattasse, e quindi siamo sempre in un ambiente di scripting, quindi queste variabili che noi troviamo sono variabili che vengono create in automatico dall'interprete con delle informazioni che noi possiamo leggere, cioè l'interprete ci informa su quello che sono variabili d'ambiente, magari, o comunque alcuni dati legati allo script che stiamo eseguendo per sapere, diciamo, come l'interprete è stato configurato e cosa sta lanciando, tutti gli effetti, e possiamo utilizzarle per regolare l'esecuzione di codice o impedirla in questo caso. Io di solito, come sono abituato, cancello tutto, ma almeno per il momento, perché noi stiamo proprio creando degli scrippettini per fare grosso modo dell'esercizio e quindi imparare a utilizzare tutti gli strumenti o comunque buona parte degli strumenti che ci vengono messi a disposizione. Allora, una cosa che volevo vedere era intanto il data ora che non abbiamo ancora esaminato, però era interessante farlo, non ci è ancora capitato, almeno mi sembra di ricordare, ma è interessante farlo per sapere che comunque in Python ovviamente abbiamo a disposizione anche questo strumento. Non è, cioè, fa parte della distribuzione di Python, però non è come la stringa, è qualcosa che ci dobbiamo andare a importare. E come facciamo? Lo importiamo questo modulo DateTime e con questo importiamo varie cose, tra cui un tipo di dato, una funzione in realtà, che crea di fatto date e ore, quindi abbiamo qui dentro tutte le funzioni che possiamo utilizzare per creare dei valori di tipo data ora e andare a ispezionare anche il giorno, il mese, l'anno, tutte queste informazioni. Ad esempio, facciamo una variabile date, quindi abbiamo importato l'intero modulo, quindi questo è il nome del modulo. Se facciamo punto, vediamo tutte le funzioni che sono all'interno del modulo. Se ci ricordiamo dalla live in cui abbiamo esaminato tutti i vari import, noi potremmo fare, a patto di rinominare quella, possiamo fare from DateTime import date, e quindi, come dire, a quel punto possiamo usare la funzione in questo modo, oppure possiamo fare import DateTime, importare tutto il modulo, e a quel punto il nome che abbiamo utilizzato è sia il nome del modulo sia il nome del cappello di tutte le funzioni che noi possiamo andare a richiamare. Vedevo che c'era un po' come la dateTools, sì, un po' proprio come tipo tDateTime in realtà, nel senso che qui è un po' tutto integrato all'interno di questo modulo, e mentre magari in Delphi abbiamo il tipo di dato, ce l'abbiamo a livello di system, se non ricordo male, quindi comunque è un tipo di dato noto in Delphi, comunque, che poi è un valore float, che ha la parte intera che è la data, la parte frazionaria, appunto una frazione del giorno, della giornata, quindi usa questo formato strano. Qui invece c'è una, penso una tupla, comunque una struttura apposita che contiene queste informazioni. Comunque sì, la cosa è del tutto equivalente, quindi si può tranquillamente fare il parallelismo. Questa funzione date crea una data, quindi se noi mettiamo 2022, oggi che giorno è? Lo scrivo con due cifre, no, non lo scrivo con due cifre perché sennò si arrabbia, ovviamente lo prende come esadecimale, non gli piace lo zero davanti davvero, forse lo prende come binario o qualcosa del genere. Facciamo una prova, 0. Cinque, sei, sette, otto. Ah, forse l'ottale questo. Forse con lo zero davanti diventa ottale, qualcosa del genere.
senza la X. Dovrei studiarmi un attimo i letterali perché col fatto che fino a 7 ci arriva e poi non va oltre, però. Leading zero, se intendete, usare zero o. Ah, vedi, ci vuole una O. Quindi lo zero fa da prefisso ai valori ottali, quindi non lo possiamo utilizzare. Una bella menata, magari poteva essere utile. Vabbè. Oggi è il 4, quindi questo dovrebbe creare. Vabbè, adesso lo posso chiamare date perché non c'è più l'ambiguità, oppure faccio DT così, date time. Quindi questa roba ce la possiamo stampare e nel momento in cui faccio un print viene fuori questa rappresentazione che sembra stringa, ma mancando gli apici probabilmente non lo è, perché è semplicemente ha un suo type, questo type date, quindi appartiene a un suo tipo specifico. Possiamo ovviamente stamparlo oppure andare a stampare anche le varie parti, ovvero dirgli il giorno, allora giorno, mettiamoli così, dt day, li stampo così, magari metto giorno, mese e anno. Quindi possiamo estrarre le varie parti. Questa è la data completa. Scrivo così. Giusto, dobbiamo anche salvare lo script. Ecco, vengono fuori tutte le varie parti della data. Adesso mi faccio una nuova cartella, così date time, questo lo chiamo PESIX, che è data ora. Altra roba che possiamo fare, possiamo ad esempio stampare oggi è il, e qui mettere date time date, e poi accedere a una serie di funzioni tipo questo today, che è una funzione che ci dà la data di oggi. Beh, qui potremmo anche cambiarla così almeno abbiamo due valori diversi. Time today, poi che altro abbiamo? Ovviamente abbiamo anche il datetime.time, che funziona così, che costruisce un tipo adesso glielo faccio stampare così vediamo che ci esce fuori. Le 2:25 50 secondi, e poi ci sono più che i millisecondi, direi va ancora più in profondità, sono, perché i millisecondi sarebbero questi millesimi di secondo che abbiamo poi non ho ben presente tutto del daytime, la precisione non ho mai approfondito più di tanto, ma anche qui ovviamente possiamo fare lo stesso discorso che facevamo sopra, quindi dire TM ora, e quindi qui abbiamo hour, abbiamo microsecondi, ecco, sono, dopo gli cambio anche microsecondi, secondi, in
minuti, ore, e così riusciamo a fargli, come dire, la carta d'identità, 13 microsecondi. L'ora corrente la dovremmo ottenere, se non ricordo male, andando su time. Non c'è tipo un, o mi sbaglio io, aspetta che controllo. Forse ce l'abbiamo. Aspetta che faccio questa cosa, così verifico. Perché forse le abbiamo già in realtà qui. Allora, questo, se non ricordo male, ci vorrebbe un po' di documentazione, andare a vedere. Giusto, non ho ancora avviato il mitico Firefox. Python Daytime, in caso di dubbi, anche perché la documentazione è abbastanza estesa e fatta bene. Time zone, abbiamo time delta, che sarà, immagino, tipo il time span, cioè quello che serve per misurare la distanza tra due date ora. Allora, abbiamo, tanto c'è proprio un package dei tutil, quindi anche qui abbiamo time, ok. Sulla time abbiamo minimax, max, hour, fold, abbiamo time object. La risoluzione. Allora dai, forse su date che abbiamo il today, date today, non c'è qualcosa tipo il now o qualcosa del genere. Gtime fa una stringa. Daytime objects, daytime today, daytime now. Ah, ok. Quindi se invece voglio questo, devo fare una cosa del genere, immagino. Vediamo se sì, che poi data ora mi dà tutto, quindi mi dà, come dire, data, ora attuale, completa, quindi con l'orario. Ok, altre cose che possiamo fare, possiamo ovviamente costruire una data ora per conto nostro, quindi full daytime, cioè possiamo usare il nome del modulo daytime, quindi mettendoci ad esempio il 31/12 alle 11 e 30, 0 secondi, 0 microsecondi,
se andiamo a stampare questa roba qui otteniamo esattamente la data ora che abbiamo impostato. Quindi per i delfisti questo può essere un po' un encode dei time, quindi microsecondi, esatto, sì, quella risoluzione, i millesimi di millesimi di secondi. TZ info letto dovrebbe essere le informazioni sulla time zone, quindi ci dirà che magari siamo su, c'è uno zone info dei time TZ info. TZ info è una classe astratta che dà appunto sì le informazioni tipo se siamo, qual è la zona in cui siamo, l'offset da UTC, se abbiamo l'anno bisestile, se abbiamo il daylight saving, cioè l'ora legale. Ci sono tutte le informazioni in database con tutte le, poi qui c'è una marea di altri esempi, quindi con tutte le informazioni sulla zona in cui ci troviamo. Quindi qui c'è un sacco di codice, quindi se dobbiamo, come dire, lavorare con confrontando delle data ora che provengono da zone diverse, dobbiamo utilizzare magari, cioè avere per tutte lo stesso sistema di riferimento, altrimenti, ma questo è un problema ovviamente che abbiamo in tutti i linguaggi a prescindere dal linguaggio. Altra cosa che volevo sperimentare, c'è lo string format, ovvero noi possiamo fare un print di fdt formattato string format time, e quindi passare un formato dove mettere come stringa, quindi con le virgolette, con gli apici, le varie informazioni della data ora. Ad esempio, ho trovato un immagino che poi ci sarà una tabella, stavo seguendo questo esempio che non ho idea di cosa produca, ma più o meno posso immaginarlo. Se vediamo, diamogli uno stamp. Ok, quindi questo B probabilmente è il mese, poi forse la minuscola fa la versione corta, la B maiuscola fa la versione lunga, esatto. Quindi c'è la stringa di formato, se la andiamo a pescare qui sono sicurissimo che, esatto, troviamo qui tutte le spiegazioni in base al locale. Locale full name, io come faccio a sapere o a creare un locale italiano? Questa è un'altra cosa che dovremmo esplorare, cioè andare a indicare qual è la zona da prendere a riferimento per tradurre questo magari in italiano, perché questo potrebbe essere un... Questo prende ovviamente quei vari token, per cui se io voglio distanziarli di più, abbiamo la stringa di formato, usando quei segni a posto possiamo andare a mettere i vari pezzi della data sui nel punto esatto in cui vogliamo per stampare. Sì, qui ci sono un po' di altri esempi, chiaramente qui ad esempio se usiamo la Y minuscola mi aspetto che magari metta solo le due cifre, o magari non è neanche supportata, quindi no, si sì, mette le due cifre, HI, mette il locale, time zone. Devo capire poi questo locale come si sfrutta, ma questo magari me lo tengo per un'altra volta. Quindi diciamo data ora va un attimo un po' esplorata in base all'ambito, ma direi che è molto semplice, me l'ero notato come cosa da controllare, perché il formato della data, il post formato americano,
proposto di default. Sì, quello può essere utile, ma ecco, per quello magari appunto mi tornerebbe più utile poter configurare magari la lingua di riferimento. Però qui non ho idea di come si faccia al momento. Però sì, se voglio stampare la data a mio comodo, posso dire ok, faccio uno string format fatto così e metto l'anno completo trattino il mese in formato numerico, però month 0 padded decimal number, perfetto, la M minuscola. E poi trattino metto percentuale di che è il giorno, fammi vedere, con zero padding, e in questo caso direi che questo dovrebbe produrre esattamente l'output, la data nel formato che ci aspettiamo. Però anzi, noi la volevamo invertita, scusa, giusto, sono sbagliato io, questo è uguale a prima. Noi la volevamo o così o con gli slash giorno, mese, anno. Sì, direi che lo possiamo formattare in tutte le maniere che più ci piacciono, quindi anche così direi. Però in quel caso troverei più conveniente il fatto di impostare magari il locale. Adesso sono curioso, voglio andare a vedere. Zone info. Vediamo se c'è un locale use locale get locale. Ok. Quindi abbiamo un modulo anche per la localizzazione con le varie culture. Quindi se io faccio un bel import locale e prima di tutto, prima a meno di questa dove viene stampato December, metto locale.setLocale. Aspetta che andiamo a vedere poi esattamente se c'è una tabella. Set locale. Ok, dov'è la tabella del... Userà magari la convenzione Ah, c'è pure una getText che se è simile a quella del PHP. Formato personalizzato può essere anche salvato in una variabile. Sì, certo, una stringa. Quindi la stringa, tutto ciò che noi passiamo in maniera letterale, può essere messo in una variabile passata tramite variabile, assolutamente. Quindi io cercavo. Ah, forse è un enumerativo, magari. LC. No. Sarebbe stato interessante. Non è molto esplicativo sul... Adesso torno indietro, magari nell'esempio di prima mi dà un... A vedere così sembrerebbe la conversione, la nomenclatura tipo questa, qualcosa del genere. Beh, vediamo, al massimo darà un errore, esploderà di brutto.
Wow, mi ha tirato su addirittura il modulo di category. Un'iterazione di due stringhe, language code encoding. Ah, un po' di tabelle qui ci sono, secondo me però converrebbe in un certo senso magari vederselo proprio come argomento, perché sto proprio, ma lui vuole una stringa, quindi vuole uno di questi valori, LC, ah, forse perché possiamo, ho capito. È vero, cioè noi possiamo impostare nel locale, possiamo dire di usare una certa lingua solo per i numeri, per il data ora, cioè possiamo andare a specificare la lingua che stiamo utilizzando, ma magari vogliamo indicare quella italiana per le date, ma tenere tutto il resto magari in inglese. Mentre questo LC all vuol dire per ogni ambito dove la lingua ha un riferimento. Imposta questo locale, quindi adesso magari esplode ancora. Ecco che è uscito con dicembre. Se metto dicembre, se avessi messo probabilmente un LC numeric, vuol dire che magari ecco, le virgole, i separatori delle virgole delle migliaia vengono impostate in italiano, ma la data rimane esattamente come prima, quindi in questo caso lui mi mette December. Se invece gli dico di impostare in italiano tutto ciò che riguarda il date and time, probabilmente ce l'abbiamo in italiano, esatto. Mentre se gli metto un LC all, cioè praticamente diciamo di usare il formato in italiano per tutto, quindi anche andando a stampare un valore tipo questo. Per dirne una, mi aspetto adesso al punto. Se metto solo la data, vediamo se mi esce diversamente. No, qui c'è sempre il punto, quindi anche probabilmente anche in questo caso dobbiamo provare una valuta o qualcosa. In pratica noi impostiamo dove vogliamo definire una certa lingua in quale ambito, in questo caso li scegliamo tutti, quindi prendiamo anche le date, quindi qui viene fuori dicembre. Tra l'altro è interessante perché se invece che l'italiano, quindi questi immagino siano tutti sinonimi, perché sono censiti nella tabella, però se io gli dico una cosa del genere, lui qui ho notato che lo scrive maiuscolo, mentre se metto italiano lo scrive minuscolo, perché effettivamente c'è anche questa differenza a livello grammaticale dal punto di vista della lingua, cioè che noi non mettiamo il maiuscolo sui mesi, mentre se nell'inglese direi che si fa. Interessante come selezioniamo poi una serie di tabelle da cui decodificare un valore numerico sostituendolo con una stringa, quindi basta ovviamente mettere il valore, però tiene presente proprio anche questa condizione particolare, quindi nel caso ci sia da formattare in un certo modo, vediamo se io lo piazzo all'inizio, perché qui è alla fine dello script, ma se provo a metterli in alto, vediamo se cambiano un po' delle cose che stampiamo. Mi viene da dire di no.
perché questa probabilmente è una rappresentazione di default, però questa effettivamente questa cambia e subisce e viene scritta in italiano. Ok, basta date che no, però abbiamo visto anche qualcosa di più da questo punto di vista, perché questo comunque è uno dei dati che probabilmente ci troviamo spesso a gestire. Quindi un'altra cosa che volevo sperimentare, che non c'entra nulla, ma è sempre uno strumento che in realtà è molto utile soprattutto sul web, perché opera sul web, è quello delle regular expression, delle regex. E qui ovviamente, come dire, ci vuole cioè, a che serve una regex? Per chi non la conosce, ma immagino che in realtà le conosciate tutti. Sono espressioni, sono un linguaggio a parte, però la fortuna è che cambiando più o meno come dire, linguaggi, uno dei vantaggi che abbiamo è che queste convenzioni rimangono sempre le stesse, cioè le regular expression sono un linguaggio a parte, ma indipendentemente da dove vengono utilizzate, che sia Delphi, .NET, PHP o Python, hanno sempre lo stesso formato. Sono delle espressioni che sono molto comode, usate per cercare testo all'interno di altro testo. Generalmente però lo scopo di queste espressioni è fare una validazione. Ad esempio, io ho un programmino installato qui che si chiama Espresso, che ha l'icona anche del caffè che ci vorrebbe proprio. Dopo io più tardi, se prendo un caffè, dormo, quindi ok, con dentro già una serie di valori che si possono utilizzare. Ad esempio, una cosa che mi ricordo, se nel caso poi non le conosciate tutte, questo è un tool che potete scaricare gratuitamente e che consente di fare dei test con le regular expression, ovvero mettere un'espressione, mettere del testo di esempio e andare a provare. Ad esempio, se io scrivo Elvis the Pelvis the Pelvis in the Memphis, come diceva Bonolis a suo tempo, siccome espressione noi usiamo Elvis e come opzioni mettiamo ovviamente un ignore case, quindi andiamo in un certo senso a ignorare le maiuscole e minuscole, quindi, e lancio questa espressione, l'espressione scritta così con le lettere letterale mi cerca le occorrenze di una stringa all'interno di un'altra stringa. Infatti vediamo che qui c'è un'interpretazione, ovvero cercami questa stringa, ovvero i caratteri ELVIS, e qui sotto ci sono i risultati, cioè tutte le occorrenze dove questa espressione è stata trovata in questa stringa. Quindi se clicco qui, tra l'altro vedo la prima, se clicco qui vedo la seconda, e qui sotto mi dice appunto quanti match, cioè quante corrispondenze, quanto tempo ci ha messo a trovarle, e quella che ho selezionato, quanto è lunga e in che posizione si trova. Quindi questa è un po' una delle, come dire, espressioni più semplici che potremmo scrivere. Elvis è. Però se ad esempio metto davanti a Elvis un barra B e rilancio il match, mi trova solo la prima, perché barra B sta a indicare, come scrive qui, first or last character in a word. Vuol dire che questa sequenza deve essere all'inizio oppure alla fine della parola. All'inizio in questo caso, perché il barra B l'ho messo qui davanti, quindi vuol dire la parola deve iniziare per. Questo è un po' il suo significato. Se lo metto in fondo, vuol dire che io sto cercando
questa sequenza di caratteri, ovvero tutte le parole che finiscono per questa sequenza di caratteri. Quindi me ne troverà una, perché inizia ma finisce anche con, chiaro, se qui metto una X ad esempio non me la trova più, perché non finisce più per Elvis, ma in questo caso inizia e finisce per, quindi questo è un risultato. Ma c'è anche pelvis, perché nonostante la P non inizia per Elvis ma finisce per Elvis. Quindi se metto questa all'inizio trovo solo la prima parola, se la metto in fondo ne trovo due, perché sono due le parole che iniziano e finiscono per Elvis. Se metto un barra B davanti e un barra B in fondo, vuol dire che ciò che sto cercando, questa sequenza, va trovata, deve corrispondere sia all'inizio che alla fine della parola. Quindi troverò indicativamente un match e solo questo, perché la parola inizia e finisce con. Se qui davanti metto una lettera, come poi vale per pelvis, non trovo nulla. Se la lascio così da sola, la trovo come corrispondenza. Se aggiungo un carattere in fondo, inizia ma non finisce, quindi una delle due condizioni è violata. Quindi in questo modo io posso ricercare una parola singola, isolata, ad esempio all'interno del testo. Qui io sto mettendo i caratteri direttamente, però il linguaggio delle espressioni regolari, ripeto, se c'è qualcuno che non lo conosce, poi se già lo conoscete tutti, direi che non c'è bisogno di dilungarsi troppo, ma se qualcuno non se lo ricorda o non è fluente, eccetera, è un ottimo strumento. Quindi per dire, supponiamo ad esempio di voler, perché si usa nella validazione? Perché io posso creare delle espressioni molto anche complesse per determinare dei codici, non so, dei numeri di protocollo, un numero di telefono, una mail, cioè esprimere praticamente che tipo di caratteri sto cercando, da cosa possono essere preceduti, seguiti, cioè se non avessi questo linguaggio in un certo senso dovrei fare delle pause, dovrei scrivere una logica molto complessa dal punto di vista, mentre queste espressioni vengono spesso anche compilate una volta che sono state definite come stringa, si fa un expression tree, qualcosa del genere, e vengono eseguite da un motore che trova le corrispondenze all'interno del testo. Come possiamo usarlo in validazione? Mettiamo che noi vogliamo validare il formato di un numero di telefono internazionale, quindi il classico prefisso tipo più 39 e poi non so un prefisso locale e poi 1 2 3 4 5 6 7 un grazie, non lo conoscevo. Se qualunque linguaggio utilizzate, sappiate che uno strumento per le regex ce lo ha praticamente senz'altro sicuro. Quindi in Delphi ad esempio abbiamo una unit system regex o system text regular expression, andremo a controllare. In C sharp, in .NET c'è system text regular expression e funzionano tutte con questa sintassi, cioè a parte alcune cose che potrebbero variare un minimo, in generale ci sono queste sintassi, cioè queste opzioni, e la sintassi è questa, quindi funziona dappertutto. Quindi mettiamo questo numero di telefono e noi vogliamo controllare che sia corretto. Generalmente questo ad esempio ricerca le parole che iniziano e finiscono con, però cosa vuol dire? Che se noi ne mettiamo più di una, ne troviamo più di una, regex, quindi è system regex la unit, ok. Io ormai mi sono abituato a chiamarle con nome completo, a differenza del... mentre ad esempio, supponendo di dover validare un numero, io voglio che non ci sia nulla, che il numero sia valido se non c'è nulla prima e dopo questa stringa, cioè l'espressione che io vado a definire deve corrispondere con questo carattere con l'inizio, e con questo carattere si intende con la fine della stringa. Poi tra l'altro questo toolettino, che ripeto è gratuito, vi dovete solo registrare, ma non... cliccato sotto, fa questa interpretazione e dice quindi inizio della stringa, fine della stringa, cioè vuol dire che quello che metto qui dentro deve corrispondere all'intera stringa, se c'è qualcosa di extra non funziona più.
e all'interno cosa posso mettere? Devo identificare, ad esempio, devo dire che la stringa inizia con un più, quindi andrò a mettere il mio più, che però ha un significato particolare nelle regole expression, sta a indicare che è riferito a un carattere, io accetto almeno una ripetizione o più ripetizioni, quindi non zero, è un carattere speciale, quindi se voglio indicare il più devo metterci uno slash che fa da escape. Quindi vedete che intanto qui si compone, dice la stringa deve iniziare e finire con un literal più, cioè un più letterale. E ovviamente al momento se vado a fare un match o questo validate mi dice che ovviamente mi dà una X rossa che non viene validato. Poi cosa ho? Ho 39 che è un esempio di prefisso, però ad esempio facciamo che noi possiamo avere una cifra, quindi le cifre potremmo indicarle con delle parentesi quadre e scriverle così. Questo è un sta a indicare una classe di caratteri, cioè vuol dire che noi accettiamo un carattere che vada da 0 a 9. Se mettiamo due valori e ci mettiamo un trattino è un da A, e le quadre stanno a indicare la classe del carattere. Cioè, ad esempio, ci aggiungiamo A trattino Z, stiamo selezionando da 0 a 9 e dalla Z, quindi caratteri alfanumerici, però espressamente maiuscoli, o abilitiamo il flag, come dire, case insensitive, oppure dobbiamo mettere anche i minuscoli. E qui vi dice qualsiasi carattere, quindi in questo caso un carattere che appartiene a questo gruppo da 0 a 9, da A a Z, ogni carattere, ma un carattere in questo caso, quindi se gli diciamo, se mettiamo dopo questo un asterisco, vogliamo dire che di caratteri fatti in questo modo ne accettiamo 0 oppure n, quindi potrebbe non esserci, oppure essercene 1, essercene n. Se togliamo questo ne accettiamo 1, se mettiamo un più deve essercene almeno 1 o più di 1, oppure possiamo indicare le ripetizioni, tipo ad esempio ce ne devono essere 3, oppure da 3 a 5, quindi queste classi di caratteri, quelle più comuni, tipo i numeri, i caratteri alfanumerici, gli spazi, hanno tutti un loro identificatore per scrivere un'espressione più semplice. Ad esempio, se metto barra D, sto indicando automaticamente, qui si collassa sempre, any digit, cioè barra D vuol dire qualunque numero, quindi non lettere, non spazi, ma un numero da 0 a 9. Ad esempio in questo prefisso ne abbiamo due, potrei dirgli che minimo è 2, ma so che ce n'è qualcuno anche più lungo, magari che arriva a 3, ma non arriviamo a 4, magari arriviamo a 4, ecco, facciamo, non arriviamo a 5, ma neanche a 1, cioè accettiamo questa serie di delle cifre che possono andare da un minimo di lunghezza 2 a un massimo di 4, quindi qui potremmo scrivere 39, 39, 1, 2. Se mettiamo una cifra in più o mettiamo solo un 3 non è corretto. Quindi stiamo componendo praticamente il pattern della stringa, cioè stiamo dicendo c'è un più, ci sono delle cifre, minimo 2, poi 4, poi c'è barra S, uno spazio che corrisponde a questo spazio. Poi sappiamo che c'è il prefisso, quindi di nuovo barra D, che sono cifre, e diremo che va, che sono 3, magari qui le diciamo in modo fisso, e poi c'è un altro spazio e poi di nuovo altre cifre da un minimo di, non so, 5 a un massimo di 10 cifre, qualcosa del genere. Quindi se vado a validare, vediamo se funziona, mi dice, se gli faccio eseguire il match mi dà l'ok, mi dice che l'ha trovato. Questo validate è un po' diverso perché fa, mi trova, diciamo, le corrispondenze come dire parziali, perché ho messo questo dollaro e questo perché se io prendo questo valore, faccio uno spazio e ne metto un altro, se non avessi messo questo vuol dire che io sto cercando questo pattern, e se faccio un validate lui dice te l'ho trovato, te lo trovo qui e anche qui.
Cioè, qui mi dice che è parziale perché quello che trovo non corrisponde all'intera stringa e quindi mi mette un simbolino giallo. Sotto mi mette in verde le due occorrenze, cioè le due sequenze di testo che soddisfano questa. Ma io qui gli voglio dire che deve iniziare con tutta la stringa e quindi a questo punto la validazione parziale mi prende quello. Se mettessi solo il dollaro in fondo mi troverebbe ancora un'occorrenza, ma è solo l'ultima. Quindi questo vuol dire che tutta la stringa deve terminare con e questo deve iniziare con. Se li metto entrambi vuol dire che questo valore non viene accettato. Cioè, tutta la stringa che metto deve corrispondere a quell'espressione e non ammetto alcun elemento extra. O comunque questo denota tutta la stringa, quindi se trovo una corrispondenza non deve esserci nulla né prima né dopo. Quindi questo è quindi se metto solo un valore ovviamente coincide e in questo caso mi dà anche un verde sul generale perché vuol dire che ha trovato un elemento e coincide con qua sotto appunto mi scrive the entire line matched, cioè il risultato che ho trovato coincide anche con l'intera riga. Certo, l'ho forzato io. Quindi proviamo a vedere se funziona. Qui io tolgo una cifra, faccio validate e non funziona più. Perché? Perché sono passato a una cifra, non sono tra 2 e 4. 391 funziona, validate. Sì, 3912 validate mi dà ancora verde. Se aggiungo un'altra cifra, ecco che non funziona più. Cioè non funziona più. L'espressione non matcha, non troviamo dei match. Devo togliere qualche cifra, devo rispettare quel formato. Anche qui, quindi validate funziona. Tolgo una cifra, qui mi aspetto esattamente tre cifre, vuol dire che se non ne ho tre non è ok. Se ne metto tre è ok. Se ne metto uno in più non è più ok. Quindi anche questo continua a funzionare. Qui andiamo da un minimo di 5, quindi se scrivo così abbiamo 5 cifre, ok. Ne tolgo una, non funziona più. Ne metto 7, 8, 9, 0, così siamo a 10, credo, sì. Se ne aggiungo un'altra in fondo, ecco che non funziona più perché siamo andati a 11. Quindi se balliamo tra 5 e 10 funziona nel momento in cui ne aggiungiamo una. E praticamente cosa stiamo facendo? Se noi creiamo nel linguaggio di programmazione la regex, passiamo questo pattern e lo applichiamo a questa stringa, validiamo che venga rispettato esattamente questo formato. E ne abbiamo quanti ne volete, ad esempio abbiamo delle regular expression per gli indirizzi email, per le date, per le stringhe. Per una data come potremmo definirlo? Molto banalmente potremmo dire inizia e finisce con, non lo so, un gruppo di quattro cifre che sono l'anno, trattino slash e meno per dire che il meno non viene usato per il suo, come dire, significato tipico delle espressioni, ma voglio un meno letterale. O la barra o quello che vogliamo. Poi abbiamo due cifre che sono il mese, un altro meno e abbiamo altre due cifre che sono il giorno. Poi potremmo qui metterci 1,2 se vogliamo una cifra o due cifre. Quindi attenzione che in questo caso non andiamo ovviamente, non andremo a validare, potremmo scriverci 2022-99,99, quindi se vogliamo una validazione più dettagliata e più formale sulla data, dobbiamo essere più specifici, ma è giusto per fare un esempio. Quindi, se scriviamo una cosa del genere, 31-12-2022, ovviamente matcha e matcha tutta la stringa. Se metto un carattere, non matcha più. Se lascio una sola cifra, non matcha più. Cioè, avete più o meno capito come funziona. La cosa carina, ulteriore specifica di questo strumento che io posso creare dei gruppi, cioè quando io applico un pattern a una stringa e faccio il match, oltre a matchare posso estrarre dei token, cioè cosa vuol dire? Io potrei dire questa è l'espressione che valida una data, se matcha
Questa parte formata da quattro cifre, io la raggruppo, cioè la metto tra parentesi. Cosa vuol dire? Che quando matcha, quella parte può essere anche isolata. Ad esempio, del trattino non me ne frega niente, delle due cifre invece me ne può interessare. Il trattino non mi interessa, le altre due cifre mi interessano, perché uno è il giorno, l'altro è il mese e le prime sono quelle dell'anno. Se rifaccio un validate, qui valida come prima, ma se vado ad esplodere questo grafico, oltre a questo che è il match che è verde perché l'ha trovato e questo è verde perché corrisponde a tutta la stringa, c'è un ulteriore più perché io se vado ad esplodere mi trovo anche i vari gruppetti, i valori messi tra parentesi, cioè le parti che ho messo tra parentesi dal momento in cui valida, quella parte di espressione che corrisponde poi a una parte di testo viene presa e viene isolata. Quindi escludendo i trattini io ho già tre stringhe, perché comunque sono stringhe, finché non le trasformo, tre parti che mi contengono esattamente l'anno, il mese e il giorno, e io a quel punto posso iniziare a lavorarci, quindi oltre a validare la tokenizzo, la suddivido anche nelle parti che più mi interessano. Prima avremmo potuto farlo con un prefisso o con dividendo ad esempio il prefisso internazionale dal prefisso locale, dal numero, potremmo fare anche una. E non è sufficiente questo, ma c'è una cosa in più, che gli posso dare anche un nome. Ad esempio, metto un punto di domanda e, come le chiamano alcuni, parentesi angolari, io le chiamo minore e maggiore, perché ci posso mettere un'etichetta. Cioè, se metto dentro la parentesi il punto di domanda e questa minore e maggiore con dentro un valore, oltre ad avere una posizione, hanno anche una label. Questo mi è utile, ad esempio, qui scrivo month, qui dietro la parentesi, punto di domanda e scrivo day. Cosa succede? Che quando lui cattura questi valori e qui li andiamo a espandere, li troviamo praticamente battezzati e agganciati. Sono ancora recuperabili per indice, sono ancora l'1, 2, 3, però sono anche identificati un'etichetta. Quindi quando matcha estraggo i pezzi di testo, li etichetto già automaticamente, con quell'etichetta io posso andare a recuperare quel valore indistintamente dalla sottostringa. Quindi pensate a quanto codice si risparmia se io semplicemente dico match stringa col pattern e poi dico vai a prendere il gruppo month dal match se è andato a buon fine, cioè estraggo direttamente il valore, non devo controllare la position, fare delle substring. Hai usato dei tag? Beh, sembrano tag HTML, ma non è HTML, è una. Tra l'altro, questa è forse la cosa che un po' differisce da linguaggio a linguaggio, non so se in Python si adotta lo stesso, ma in genere leggendo la documentazione sono gruppi, sono qualificati come group e quindi se cercate group e la sintassi trovate il resto è tutto standard, cioè sempre uguale. Questo forse potrebbe variare un po'. Questo tool è carino perché ha una libreria di esempi di regular expression, ad esempio c'è questo key value pairs, se io faccio un doppio clic e vado in test mode, mi trovo questa regular expression che se andiamo a analizzarla cosa fa? Qui ci sono due parentesi all'inizio e alla fine, vuol dire che questo valore viene isolato. C'è keyword messo col punto di domanda e col minore e maggiore che sta a indicare che questa è la label che viene applicata a questo gruppo. Sì, sono nate con il Perl, cioè la libreria originale, c'è una libreria in Perl, ma poi sono state portate praticamente in tutti i linguaggi. Trovate in giro un sacco comunque di tutorial, cioè trovate anche un tutorial, 30 minuti, cercate 30 minutes regex, c'è un articolo esattamente con questi esempi. Questo barra V sta a indicare tutti i caratteri alfanumerici, quindi numeri o lettere. Questo è lo spazio con un asterisco, vuol dire che può esserci presente o meno uno o più spazi. Poi c'è l'uguale, di nuovo degli spazi, poi c'è un punto. Punto sta per qualsiasi carattere. Asterisco vuol dire 0, perché potrebbero non essercene, o più di uno.
Quindi se ci sono 0 più di un carattere, quello viene preso. Il punto vuol dire tutto: lettere, numeri, simboli, qualsiasi cosa. L'effetto di questa roba qui qual è? Che se io scrivo ad esempio param1 uguale value 1, così, o scrivo param2 spazio uguale value 2, oppure scrivo param3, lì vedo che esclude qualcosa. Barra z cos'è? Match suffix, ma lo esclude dal capture. Ok, tutto ciò che non è alfanumerico fa la fine della stringa, perfetto, pure end of string. Vabbè, lasciamo questi due esempi. Scrivo questa roba e faccio un validate. L'effetto qual è? Che questa espressione applicata a questo testo trova tutte le occorrenze, mi troverebbe due coppie chiave valore, e vedete che me le trova in entrambi i casi, cioè con lo spazio, senza lo spazio. Però se andiamo a esplodere quello che lui ha trovato, troviamo che c'è un keyword param1, param2, cioè lo spazio non è stato considerato. Lo spazio è tollerato, cioè tra keyword e value possono esserci 0 più spazi, che è questo, qui sono 0, qui è 1. Qui, se aggiungo un altro esempio fatto così, giusto per rendere un po' più drammatico, vedremo che, ma no, qua mi espandi tutti i nodi, vai, qua vedete che matcha comunque, però non va a catturare gli spazi, cioè gli spazi rimangono sempre fuori. E con questo si fa in automatico il parsing di un testo di questo tipo. Come si utilizzano le regex in Python? Non indovinerete mai, c'è ovviamente un modulo fatto apposta. Facciamo una cartellina regex, facciamo il nostro classico. Ah, cioè se volete testare che una stringa si trovi all'interno di un'altra stringa, ad esempio substring uguale, oppure facciamo sample string uguale fu123 bar, o se no usiamo la tradizione Disney, pip123 flute. Ok, potete, non mi ricordo se l'avevamo visto, ma potete usare questa sintassi: if pippo in sample string print pippo è presente. Cioè potete usare questa sintassi e applicarla alle stringhe per sapere se una sottostringa, cerchiamo anche questa, flute è presente, se cerchiamo qualcos'altro, paperino, io mi chiedo se non fosse mai nato Disney come avremmo potuto fare. Quindi vedete che Pippo è presente, Pluto è presente, ma paperino non c'è. Quindi questo è un modo per testare velocemente se una sottostringa è contenuta in un'altra. Però le regular expression come questa ci fanno fare un salto molto più ampio. Ok, faccio un altro file così. Chiamo regex, ovvero come facciamo? Andiamo a importare la libreria delle regex, che qui si chiama RE, quindi la targa di Reggio Emilia, che è la mia città. Possiamo provare le espressioni di prima, tipo Elvis the pelvis in the Memphis, così, non è perché mi sono fissato, ma
E come utilizziamo questa libreria? Possiamo fare re. Abbiamo ad esempio una search che ci consente di cercare una stringa, ad esempio Elvis. Quindi una cosa è il pattern, l'altra cosa è il testo in cui cercare. Ok. Se il valore booleano è positivo, ho trovato una corrispondenza, una occorrenza. Perché scriviamo else print, non ho trovato la corrispondenza. Poi questo esempio fa schifo, ma ne useremo qualcuno un po' più. Ho trovato una corrispondenza, quindi in realtà dovrebbe trovarne più di una scritta così. Proviamo a stampare qualcosa di più significativo, ad esempio. Proviamo a prendere, stampiamo direttamente quello che otteniamo, così vediamo questa condizione. Vedo che restituisce in realtà un oggetto, cioè qui ci dà true perché l'oggetto è impostato, ma in realtà l'oggetto che ritorna contiene delle informazioni. È un oggetto match perché rappresenta un match. Questo span ci dovrebbe dare praticamente il punto in cui è stata rilevata. 11, 16 dovrebbe essere 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, li ho contati bene. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, siamo a 10, 11, quindi partendo da 0, quindi da 11. 12, 13, 14, 15, 16, match Elvis, ok. Probabilmente qui al momento non sta tenendo in considerazione le maiuscole e minuscole, ma immagino che se noi andiamo a vedere, vediamo se sono fortunato. Track, dritto secco nella. Qui vedete che ci sono tutte le. Vi rispiega le regular expression. Se date un'occhiata, trovate, vedete il start of the string, il multiline, il dollaro alla fine, l'asterisco, il più, il punto interrogativo, 0,1 ripetizioni, i caratteri nel set, cioè tutte queste regole valgono. I match sono fatti, i group sono fatti con le parentesi tonde. Qui c'è group matches, ok, questa è l'espressione. Qui c'è pname, ok. Quindi qui gli associa il nome simbolico. E qua c'è qualche esempio. Quindi proviamo a fare una cosa del genere. Non credo che funzioni direttamente, ok. Andiamo per gradi, come diceva Fahrenheit. Questa è la nostra stringa. La stringa letterale c'ha la chiocciola, mi ricordo male io. Dio, un momento, un lapsus. Se qualcuno si ricorda quel modo di indicare la stringa, a meno che non mi ricordi male io, che non gli fa interpretare gli slash. Secondo me l'avevamo trovata, avevamo fatto qualcosa sulle stringhe. Sembra strano, mi sembra quasi impossibile. Strings. Forse no, forse no. Comunque poco male, faccio una ricerca e dite la stringa, no escape, esatto. Esatto, row strings, in poche
parole. Magari c'è una R davanti. C'è la R, perfetto. Ok, questo perché altrimenti tutti questi slash vengono interpretati come caratteri di escape. E quindi se io cerco una cosa del genere non mi dà la T, ma mi cerca una tabulazione. Quindi la stringa deve essere letterale. Sto provando ad applicare questa regola, anche se qui mi dice appunto che P uguale quote. Ok, deve essere identificato così. Mi sembra che ci sia solo il P davanti. Quindi ci va una P praticamente dappertutto. Ok. Cosa più banale, le mail? Beh, è banale, cioè nel senso che è la cosa che più viene validata con delle regex, però l'email regex, quella più blasonata per così dire, è veramente lunga perché le combinazioni sono veramente tante. Cioè questa racchiude solo alcuni. Questo è un altro sito che potete usare per fare i test. Vedete che ci sono i vari simboli. Questo fa da inizio stringa, negazioni. Ci sono vari valori con cui potete testare le regular expression, però non è, ecco, un email regex che funziona al 99% al momento. Questa è la sua rappresentazione e comunque non è la più lunga, ne trovate anche di più lunghe, quindi il tool si scarica dal sito, si chiama Ultra Pico Espresso. Adesso ve lo incollo in chat. In realtà il tool è carino perché, soprattutto perché è fatto con .NET e io lo uso spesso in .NET. È gratuito, c'è solo una registrazione, ma 3.1, l'ultima versione del 2021. No, stavo per dire che non viene manutenuto da un po', invece la mia giornata. Sì, quindi lo sto anche tenendo aggiornato. Niente, come non detto, no, vedevo copyright 2017, quindi no, viene aggiornato. Diciamo che è un po' graficamente un pochino vecchio, però è molto completo e non ce ne sono tanti. C'è qualche sito che fa le funzionalità di questo tool, però a me piace molto perché comunque, essendo basato su .NET, io testo anche le tempistiche delle, perché queste espressioni richiedono un po' di tempo per essere validate. Se voi utilizzate, più siete stringenti nell'espressione, prima fa, quindi meno tempo ci mette. Però esistono alcuni casi dove effettivamente, come dire, ci mette un sacco di secondi. Ad esempio, io l'ho visto, l'ho utilizzato anche in altri frangenti, come validare un CSV e dividerlo per campi. Siccome i valori possono essere di qualsiasi tipo, se voi fate delle espressioni tipo punto asterisco punto virgola punto asterisco punto virgola, cioè gli dite qualsiasi carattere un punto e virgola, qualsiasi carattere un punto e virgola, cioè lui inizia ad avere una espressione talmente complessa da valutare come sequenze, che anche per una singola riga di un file di testo praticamente ci impiega anche del tempo. Più voi dite no, qui c'è una lettera, qui ci sono delle cifre, più siete stringenti e meno tempo impiega. Però chiaro che usato come validazione di un dato singolo di input, ci mettesse anche un secondo e diciamo tanto, andrebbe ottimizzata se impiega così tanto, però è un tempo che possiamo tollerare in quanto stiamo validando un dato singolo. Chiaramente se abbiamo a che fare con un file ci mettiamo
anche lì un bel po' di tempo, quindi bisogna stare attenti e lo uso più che altro perché facendone uso spesso anche in .NET, quando vedo che qui l'espressione ha una certa tempistica, so che sarà la stessa anche nel programma perché usa .NET Framework, che usa le classi. Quindi una volta che l'ho testata qui, funziona anche di là, nello stesso modo. Quindi quando vedo che è veloce, sono già contento. Quindi questo è il nostro pattern. Andiamo a definire i nostri settings, oppure un file una stringa di sembra tipo un file ini, un chiave valore, non saprei come definirlo. Qui cosa ci mettiamo? La roba che ho scritto qui, così quantomeno vediamo se posso definirla così o ne ha per male. Sta avendo per male, poi il più qua sopra. Non gli piace la sintassi. Però se faccio così non funziona. Io sapevo che il tab veniva tollerato in questo utilizzo. Non vorrei che fosse l'ambiente, è vero che l'ambiente si rifà poi l'interprete, quindi unexpected indent, no. Così invece funziona giusto, no? No, infatti. Bad opponent type, li devo mettere per forza in altra ricerca, multiline. Secondo me ne avevamo viste tutte, eh. Però non me ne ricordo neanche una. Multiline string. La sintassi c'è sicuro perché è proprio. Ah, è vero, giusto, giusto. Con i tre apici che vengono usati anche per la documentazione. I tab, non è per i tab, ma. Quindi dobbiamo definirla in questo modo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Questo va a capo. Guarda, possiamo anche lasciargli dello spazio, visto che tanto non è significativo. Quindi questa dovrebbe andare a buon fine. Ok, me la stampa giusta. Quindi questa è la nostra stringa ini. Quindi andiamo a recuperare il match, quindi qui scrivo match uguale array search. Ok, poi abbiamo anche i flag, da come si vede. Quindi abbiamo il pattern, poi abbiamo la stringa che è il nostro ini str. Qui ci vorrebbe un oggetto probabilmente per dirgli che è sensitive, ritorni a capo. Andiamo a stampare il match, vediamo cosa c'è dentro. Bad escape. Non gli piace molto qualcosa che c'è qui dentro. Ah, il bar Z. Ma effettivamente io potrei in un multiline, siccome multiline potrei definirla così, perché ognuno è su una riga none, mi ha sbattuto un none. Cerchiamola un attimo così. Ha trovato un match. Trova sempre un match, non è che c'è un altro. Search. Il search diciamo che è molto
Appena trova qualcosa si ferma. Vediamo questo find all. Hola. Adesso ci siamo già di più. Però mi dà un array di che cosa? Di stringhe, di gruppi mi dà. Ok, è giunto il momento di leggere la documentazione. Allora andiamo qui a vedere search versus match. Match controlla all'inizio della stringa. Search cerca un match ovunque, però ne cerca uno solo. Quindi, allora aggiungiamo l'opzione che qui chiama multiline. Diciamo che questa già sta funzionando, ma split, se voglio trovarne più di uno. Return all non overlapping matches, quindi questo diventa così for m in matches. Ok, tirando fuori delle le tuple con i valori dei gruppi, però preferivo tirarli fuori con find iter. Proviamo così e vediamo. Già mi piace di più perché io volevo proprio l'oggetto match, perché nell'oggetto match c'è un sacco di cose, perché c'è la, come dire, la posizione. Andiamo a vedere come è fatto. I match objects. Abbiamo group con i valori, possiamo, come dire, andare a accedere ai gruppi, a farci dare un dizionario dei gruppi, quindi mettiamo group, mettiamo l'indice, ci dà il primo valore catturato, il secondo, cioè nel nostro caso, qui ad esempio fa un esempio, fa un parse di una stringa nome e cognome. Tira fuori con questo nome, se tira fuori Group Dictionary, praticamente fa un dizionario dove mette come chiave il nome del gruppo e come valore il valore. Oppure possiamo andarci per indice. Pos ci dice dove ha trovato la posizione iniziale del valore che ha trovato. Quindi pos su questa di value 3, cioè di questo match, sarebbe il numero di caratteri che noi per arrivare a questo punto della stringa ci darebbe la lunghezza, che è questa, quindi tutto il token che ha catturato. Groups con l'indice accediamo con 1 a questo valore, con 2 a questo valore. Con dictionary ci dà un dizionario con chiave keyword valore param 3 e chiave value valore value 3, cioè ci tira fuori proprio dove ha matchato. Posizione, lunghezza, gruppi che ha estratto, se è andata a buon fine o meno, tutte le informazioni che ci interessa sapere, che poi leggiamo qua sotto. Ci aggiungo anche il group, come si chiama? Group di dictionary, così vediamo anche quelli. Quindi lui ha trovato tre match, questo find all tira già fuori delle stringhe dei valori, quindi fa già un'operazione in più. Questo find iter vuol dire ti do i match iterabili, cioè se tu l'iterazione le abbiamo viste parti, abbiamo fatto i range, quindi abbiamo visto che esistono delle funzioni che ci danno un oggetto con cui possiamo estrarre un primo valore e tutti i successivi fine esaurimento. Quindi questo matches è qualcosa che possiamo sottoporre a un for each. Ognuno di questi è un match. Nell'oggetto match c'è ovviamente l'object, c'è il valore che ha catturato, quindi in questo caso è inclusivo di spazi, perché quando matcha questa espressione matcha tutto, e nel valore che prende ci sono anche gli spazi.
ma nel group dictionary, come vediamo, non ci sono perché quelli sono isolati, gli spazi sono fuori dai gruppi, e dandogli anche questi nomi con questo dictionary otteniamo o della stringa che ha trovato e la sua posizione, tiriamo fuori anche direttamente i valori che ci servono. Quindi se io qui sotto facessi un ulteriore, come dire, ciclo for, e stampassi una cosa del genere invece di farlo qui, avrei già direttamente tutti i valori. Ah, sì, giusto. Group dictionary, key value k virgola b. Direi che dovremmo riuscire a farlo. Questo è un dictionary. Com'è che facciamo con items? Forse ci dà i pair. Esatto. Keyword, tiè, guarda, ci aggiungo un uguale, cioè non riusciamo a scomporre tutte queste informazioni che tiriamo fuori dalla stringa. Il match dove si trova, qual è il valore che ha matchato, il dizionario delle parti che abbiamo voluto isolare, lo possiamo enumerare tirando fuori chiave e valore, dove chiave è questo e il valore è questo, ovviamente quello catturato nella stringa. Quindi con una riga definiamo il pattern, questo mettiamo che sia roba che carichiamo da un file in esterno. Con questa riga qui tiriamo su praticamente, con quattro righe interpretiamo i setting di un file in. Altrimenti come avremmo dovuto fare? Avremmo dovuto leggere un file riga per riga, magari fare uno split sull'uguale. Chiaramente ci sono. In questo caso, beh, qui se mettiamo un uguale dopo viene interpretato, cioè questo si intende già il primo, perché il primo è quello che matcha, e questi, essendoci qui qualsiasi carattere, ogni uguale che segue questo viene considerato parte del valore e c'era e ritorna a capo. Tra l'altro, mettendo multiline dovrei poter fare questo e quindi riuscire a prenderli riga per riga. Sì, in realtà anche prima non cambiava nulla, però diciamo che se scrivo una cosa del genere mi aspetto che questo diventi come dire, il value di questo, cioè sono solo attaccati, se non ci ritorna a capo, però non sono sicuro, vediamo cosa combina. Esatto. Quindi questo sta a indicare l'inizio e la fine della stringa, ma multiline vuol dire di una singola riga all'interno di un testo che è su più righe. Se tolgo questo multiline non funziona più, perché lui si aspetta che questa sia il match della intera stringa, compresi i ritorni a capo. Se lascio il multiline ma tolgo questi, ok. Rischio di accorpare dei value che non devono esserlo. Qui probabilmente l'espressione regolare è abbastanza generica per potermi includere anche questo, perché c'è il ritorno a capo che non viene considerato. Altrimenti andiamo a togliere questo e vediamo se si comporta allo stesso modo. Si direbbe di sì. Mentre c'è un default, anche perché dopo sì, perché c'è il ritorno a capo che non è un barra v più, quindi viene considerato sempre qualcosa di unito alla stringa precedente. Però se volessi forzare dovrei aggiungere anche questo e lasciare il multiline. Si può fare una ricerca usando come chiave la label value, cioè tu vuoi trovare dentro un testo che contiene una scritta tipo value uguale qualcosa, vuoi trovare quella parte lì e tirare fuori il valore che c'è a destra, se ho capito bene.
cioè fare un qualcosa del genere. Value uguale 10. Tu dici se match a value uguale qualcosa, scartando ovviamente questa parte, vuoi la parte che c'è a destra, se ho capito bene. Quindi tu cerchi esplicitamente per questo, per questa etichetta, se ho capito bene. No, comunque le regular expression sono molto potenti, chiaramente all'interno di Python mi piace questa grossa varietà di opzioni con cui generalmente, ad esempio in C Sharp avete le opzioni sono is match, cioè se è match sì no, è da un booleano, oppure avete match e vi dà il primo, o matches e ve li dà n. Se volete i gruppi, quando avete matches andate a esaminare. Intendevo sfruttare la label value usata nella regular expression. Beh, sì, lo puoi fare perché qui io come esempio ho tirato fuori i dati, ma se noi volessimo ad esempio, come dire, enumerare tutti i value che abbiamo trovato, possiamo fare un scandiamo i match. Sappiamo che questo ci dà un dizionario dei gruppi. Quindi nel dizionario abbiamo le chiavi, possiamo fare una get e scrivere value che sappiamo essere il nome del gruppo che ci dà il valore. E se noi facciamo print di questa roba, no, aspetta, group dictionary. Sì, no, è corretto, mi sembra. Vediamo cosa tira fuori. Non tira fuori nulla perché secondo me abbiamo già iterato una volta e dobbiamo ripeterla, perché siamo arrivati in fondo all'iterazione. Secondo me non fa più di esatto. Value 1, questo è il primo value, che è questo qui, il secondo è questa roba qui, il terzo che è value 3, quindi lui ci tira fuori tutti e tre i valori. Non so se questo era quello, cioè è chiaro che io ho stampato i dizionari per non andare a recuperare il valore, ma stampando il dizionario ci fa capire che associato a value ogni dizionario ha una chiave value con il valore che è il valore, quindi se andiamo direttamente lì con una get value tiriamo fuori direttamente le stringhe che... Ok, allora avevo capito. Finalmente avevo capito. Era solo per non scrivere appunto, però proprio perché avendo visto i dizionari, poi magari non so se c'eri nella live. Avendo il dizionario con la get tramite chiave abbiamo il valore. Sì, poi ovviamente a noi non interessa stampare il dizionario, cioè quando siamo nel programma andremo a recuperare tutti i value. Anzi, magari cercheremo un... Ecco, una cosa interessante sarebbe in realtà trasformare il tutto in un key value dove da una parte c'è il param e dall'altro c'è il... come dire il valore. Quello che infatti noi dovremmo fare è un dizionario dove creiamo le tante chiavi quante sono le keyword e tanti value quanti sono, comunque non dovrebbe essere una cosa, enumeriamo i match, quindi facciamo ad esempio settings, facciamo un dizionario vuoto, enumeriamo i nostri match. Per ogni match noi sappiamo che mgroup dictionary ci dà il dictionary dei gruppi. Ok, quindi possiamo fare in settings una add. Un append, oppure semplicemente scrivere get keyword,
e abbiamo la parte iniziale, cioè il valore di keyword, che è questo, e uguale gget value, che è il suo valore. E in questo caso passiamo da una cosa fatta così a, cioè otteniamo una struttura simile a questa ma fatta a dizionario, col nome del setting. In realtà non so se quello che ho scritto funziona, e magari con qualche lambda c'è anche modo di scriverlo in maniera migliore. Cioè, alla fine otteniamo questa cosa qui, cioè se usiamo la chiave param1 nome del setting abbiamo il valore, param2 è il suo valore, param3 value 3. Cioè, qui abbiamo n dizionari con chiave, con le chiavi sempre uguali, che sono keyword e value, impostate alla, al nome del parametro e al valore del parametro. Enumerandole possiamo fare un dizionario con chiave, nome del parametro e valore, suo valore. Quindi se ci interessa di stampare settings di param2, otterremo quello stringone value2, questa roba qui, che è brutta da leggere. Adesso la tiro anche via perché preferisco tenerla così. Cioè, otteniamo direttamente il value 2. Sì, poi possiamo fare... Questo è un, poi un altro tipo, la regular expression può essere inserisci il tuo numero di telefono e controlliamo se è valido, possiamo usarlo. Chiaro che lì ci sono dei metodi scorciatoia, secondo me abbiamo match, usiamo match che ci dà il match, se lo trova. Ci sono anche delle scorciatoie tipo questo full match, che in automatico, senza mettere le, delle opzioni nella, nel pattern, ci dice anche se quello che è stato trovato corrisponde all'intera stringa che abbiamo passato. Quindi è un po' il... Qui ad esempio c'è un... Ecco, questa è una cosa frequente, fare il compile. Se dovete applicare, come in questo caso, il pattern più volte, fare un... adesso la chiamo così... Il compile è come dire consigliato, cioè cosa succede? Che lui dovrebbe avere, vediamo se funziona esattamente come prima, vabbè no, perché giustamente dopo i parametri non sono più gli stessi. Full match, cioè il compile dovrebbe interpretare il pattern e fare una sorta di ok, search full match find all. Esatto, cioè diciamo che il pattern non è più necessario perché lo diamo una volta sola. Però vedo che non trova più corrispondenza. Vabbè, aspetta, Forse vuole... Ok, il multiline è un criterio che dobbiamo dare all'inizio. Ok, adesso funziona. Cioè, quello che facciamo è ogni volta facciamo un match dando la stessa stringa e le stesse opzioni. Quello che fa il motore è prendere la stringa, interpretarla, capire cosa vogliamo cercare e poi fare la ricerca. Quando ripetiamo la cosa, ripetiamo anche il parsing del pattern, cioè dell'espressione regolare. Con quel compile noi gli diciamo: questo è il pattern con criterio multiriga, cioè questo è quello che voglio cercare. Quindi il parsing di quel pattern, che potrebbe anche non essere corretto, perché se io scrivo
slash e poi ci scrivo p, che non corrisponde a nulla nel linguaggio delle regular expression, ovviamente non è detto che il parsing dell'espressione vada a buon fine. Se ci metto una parentesi aperta per un gruppo e non la chiudo, cioè posso commettere degli errori nell'indicare il pattern. Se è corretto, lui lo precompila in un certo senso, cioè non deve più fare il parsing, ma già gli strumenti in mano per iniziare a cercare, quindi le successive utilizzi della stessa espressione saranno più veloci. Quindi se dovete trovare un match con un'espressione una tantum, fate find iter, find all, match, search, usate il metodo che volete. Se come in questo caso lo ripetiamo più volte, è meglio fare un compile in modo che lui crea un oggetto regular expression già parsato, e dopodiché dobbiamo solo dirgli cercalo qui, cercalo qui. Anche qui gli ho fatto fare la ricerca più volte, però penso che un modo più corretto sarebbe stato quello di dire mettiamo in una lista, quindi questo crea un enumeratore dei match. Passato a list, cosa succede? Che list fa enumerare quei match e fa una lista dei match. Quindi una volta che abbiamo una lista dei match non dobbiamo ripetere l'iterazione, perché nell'altro caso lo faceva solo una volta. Perché? Perché find iter mi dice io ti do un oggetto e tu puoi trovare il primo match e tutti i successivi. Se mettiamo due cicli for uno dopo l'altro, il secondo non funziona perché il primo termina quando l'iterazione ha esaurito i valori che mi dà come output. Cioè il ciclo for praticamente è come uno svolgimento del nastro, quindi nel momento in cui siamo arrivati in fondo, se facciamo un altro ciclo, quel ciclo termina subito perché siamo già in fondo al set di dati, dovremmo o riavvolgerlo o rieseguire l'operazione in questo caso. Se però noi quel nastro lo svolgiamo e però i risultati invece che utilizzarli direttamente li mettiamo in una lista, quello svolgimento lo facciamo una volta sola, ma gli oggetti li conserviamo in qualcosa che è una lista che possiamo enumerare più volte. Quindi se noi qui ci mettiamo davanti questo list, i match, gli oggetti che lui restituisce uno dopo l'altro fino a esaurimento, quando è arrivato in fondo non ce ne sono più, ma essendo messi in una lista, noi su quella lista possiamo fare tutti i cicli for che vogliamo, perché ogni volta che facciamo un ciclo for la lista crea di nuovo un oggetto per enumerare quello che c'è dentro dall'inizio alla fine, quindi ogni ciclo for lo fa ripartire. Il find iter, quando è arrivato in fondo, probabilmente non parte più. Quindi in questo modo evitiamo di fare la ricerca due volte, perché può essere pesante in un testo lungo, ma conserviamo i risultati e se dobbiamo fare più operazioni li teniamo all'interno della lista. Vedete che il risultato è lo stesso. Io ho detto tutte queste cose, ma non ero, come dire, non l'ho testato, però torniamo al discorso iniziale della live, cioè avendo capito come funzionano le iterazioni e le liste, ero praticamente certo di quello che stavo dicendo, perché altrimenti vorrebbe dire che tutto quello che abbiamo visto non avrebbe più avuto senso. Quindi invece in questo caso si applica perfettamente, cioè possiamo ciclare e numerare questi match quanto vogliamo, perché l'iterazione che li produce uno dopo l'altro, gli oggetti li abbiamo messi dentro una lista e li teniamo lì, che è l'oggetto ideale per avere una lista di oggetti, dizionario per avere le chiavi e valore. Quindi cioè, stiamo usando appunto degli strumenti laddove c'è una limitazione o qualcosa che ci forza a fare qualcosa di non proprio ottimale, possiamo combinare tutte queste cose che abbiamo visto e utilizzato per in un certo senso fare la cosa giusta. Cioè qui non mi aspetto di trovare tantissimi match, se devo fare più cose con le occorrenze che trovo nel testo con la regular expression non ha senso cercare più volte, perché quella regular expression è, a questo punto potremmo anche non compilarla, perché è un passaggio come dire inutile, nel senso che se la chiamiamo una volta sola alla prima volta fa il compile, ma se per caso ci viene da utilizzarla di nuovo l'abbiamo già compilata, e quindi cioè, il nostro codice al momento fa le cose come dire al meglio possibile. Poi è chiaro che
dovesse esserci tanti match e quindi rischiamo di esaurire la memoria, abbastanza improbabile secondo me, allora enumeriamo uno dopo l'altro, evitiamo la lista e piuttosto ripetiamo l'operazione. O magari quello che otteniamo lo salviamo e lo utilizziamo da un file, cioè possiamo utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo già approfondito e visto nelle altre live. Neanche le regular expression sono supportate molto bene. Mi piace la gamma completa di, cioè con lo stesso oggetto del fatto di dire se vuoi già i gruppi ti dà delle tuple, possiamo avere il primo match, averli tutti. Dire non mi restituire né il primo né tutti, ma dammi il primo e gli altri una alla volta. Cioè abbiamo la possibilità di gestire a seconda del volume di dati l'operazione, guidarla esattamente come vogliamo per farla nel modo più consono a seconda poi del volume di dati che andiamo a manipolare. E se non lo conoscevate, questo è uno strumento delle regex in sé. È particolarmente efficace e potente perché fare queste cose parsando il testo vorrebbe dire vabbè, inizio a leggere il testo, poi appena trovo un uguale mi salvo dove sono arrivato, mi salvo l'inizio della stringa e dico ok, prendo quel pezzo ed è un substring e quella è la mia chiave, poi dall'uguale vado avanti finché non trovo un ritorno a capo, oppure inizio a fare degli split, cioè. Adesso questo è un esempio molto banale, ma ci sono anche delle regex molto complesse che trovano anche dei pattern molto complicati. In questo caso c'è un motore che è già allenato per fare queste cose e c'è questo mini linguaggio che è proprio un linguaggio a sé. Però una volta che uno si abitua, se lo usa spesso, difficilmente se lo scorda, in un attimo se lo ricorda e per validazioni e altre cose è molto molto comodo. Da utilizzare soprattutto perché è anche efficace, le librerie sono. Conoscevo la teoria del regular expression, ma finora non l'ho mai messo in pratica. Praticamente validazione, l'uso che se ne fa spesso è validazione, però ci sono tanti altri ambiti. Qui ad esempio ci sono alcuni esempi di apertura, chiusura di punteggiatura, una scientific notation, quindi i numeri scritti con la E per andare a isolare la parte key value pair, trovare dei link ad esempio, quindi trovare come dire, qui cerca tutte le occorrenze di href con dentro una sequenza di caratteri tra doppi apici. Se abbiamo una pagina HTML, tiriamo fuori tutti i link che ci sono dentro la pagina, perché i link sono inclusi in l'attributo href che sta a indicare appunto la pagina di destinazione, l'indirizzo. Cioè, esistono tutti i testi che si trovano all'interno di determinati tag, quindi ad esempio questa espressione trova i tag, il testo all'interno, e lo parsa e in modo particolare ci può interessare accedere al testo che c'è dentro. Quindi se dobbiamo fare scraping su un sito web, possiamo i codici postali, la validazione dei codici delle carte di credito, cioè anche in ambito business ne esistono diversi e anche l'HTML è stato esteso con HTML5. Se voi avete un controllo, un input, una casella di testo, c'è un attributo pattern dove voi mettete una regex. E se quella regex non viene rispettata, lui non vi accetta. Su questo sito W3C School trovate anche quello, W3C School, HTML5, pattern, trovate l'input pattern, cioè appunto un attributo che codice fiscale, esatto, se volessimo fare un codice fiscale come lo faremmo? Diremmo deve iniziare e finire con sono lettere dalla A alla Z, quante sono? Sono 3 più 3 se vogliamo separarle, oppure 6. Poi ci sono due cifre che sono l'anno di nascita, poi c'è AZ, ce n'è uno. Altre due cifre se non ricordo male, adesso poi
e poi c'è il codice, lì potrebbe essere un alfanumerico di 4 caratteri. No, sono 3, no, sono 4 più quello finale che è quello di controllo. Cioè, adesso questo è buttata lì, però chiaramente questo è un. Consente di validare un codice fiscale a tutti gli effetti. Questa è la buttata di getto, poi dopo chiaramente devono essere solo consonanti. Ah, è vero. Quindi tanto, ma quindi è solo consonanti. Non c'è un pattern. Bisogna andarle a mettere tutte, quindi poi sicuramente se lo cercate in giro lo trovate, come codice fiscale regular expression marchetto.it, quindi un piccolo, ok, morto il sito, vediamo se questo è già più tale Massimo Petrossi, che ha uno sfondo coi fiori, c'è la spiegazione teorica e quindi qui c'è la regex. Beh, qui non si è posto dei grossi problemi, sulle. Però siamo sicuri perché mio padre c'ha una vocale, quindi io effettivamente ho le consonanti, però anche mia madre, secondo me. Sì, perché probabilmente quella non è una. Non dappertutto, però vedete che al netto di questo sito che è totalmente illeggibile per colpa dello sfondo, ci sono chiaramente una validazione del formato, quindi sì, infatti, cioè per dire mia madre si chiama Enza, una vocale ce la deve mettere. Infatti penso sia NZA, immagino, non mi ricordo, ma. Quindi vedete che all'interno trovate, sì, non è il massimo della formattazione, perché non si legge nulla con questo sfondo, però ne trovate in giro dappertutto, quindi in che vada, se cerco magari ho risposto pure io. Questo è un forum di programmazione dove faccio il moderatore, quindi dopo chiaramente ognuno aggiunge le sue specialità, c'è la questione delle, sì, delle omocodie, quelle lettere, ovviamente è una test del formato, cioè il codice catastale se vuoi sapere che è corretto, però nel discorso dov'è che viene comodo? Chiaramente sono in un browser e mi trovo ad esempio qui c'è quella dell'email 8 più caratteri, prendiamo quella dell'email, se andate a testare vedete che pattern, questa è una regular expression, questa è una pagina HTML con un campo di tipo email che è solo un campo testuale, poi con un ID o un nome per essere inviato quando voi lo spedite. E se è vuoto lui lo spedisce senza problemi, se io scrivo qualcosa e provo a inviare mi dice inserire un indirizzo email. Ci manca probabilmente anche un pezzo. Qui ci manca un pezzo. Ah, lo dice probabilmente così perché è di tipo email, appunto. Il pattern sta a regolare, ad esempio, la Z, i numeri, c'è la chiocciola, ci sono. Questo è troppo semplice, però chiaramente se mettiamo il pattern del codice fiscale validiamo quello. Però la sintassi è sempre la stessa, quindi non cambia da questo punto di vista. In questo caso, dov'è il vantaggio? Che vabbè, il codice catastale lo dovete ovviamente testare lato server se è valido. Però quantomeno se l'utente si scorda un carattere e lo scrive male, è inutile che andiamo a pubblicare, cioè a inviare al server qualcosa che sappiamo già essere sbagliato. Se invece il formato corrisponde, cioè come un numero di telefono, quantomeno controlliamo che formalmente sia valido. Una volta inviato,
Se poi quando lo usiamo l'utente non ci risponde o risulta non valido, quello è un altro, richiede un altro giro di validazione, richiede un altro tipo di operatività, però quantomeno sul formato siamo abbastanza rigidi e come in questo caso se scrivo una cosa non valida, ovviamente io posso insistere finché voglio, ma a meno che non forzo la cosa via JavaScript, questo non parte. Se invece non metto niente e lo invio, ovviamente il campo è vuoto, il pattern non viene applicato. Per forzarlo devo mettere required. Metto required, se faccio invia mi dice compilare. Se scrivo due cose così non funziona perché deve accettare. Se metto esatto il mio indirizzo email e faccio invia, adesso è andato, quindi funziona. Le validazioni le ho sempre gestite con single sottostring, devo impormi. Sì, cioè secondo me è un risparmio di tempo abnorme, cioè non ha senso nel 2022, come dire, perché ti fanno risparmiare un sacco di qui c'è la password, deve contenere. Poi noi abbiamo visto le regole più semplici, io alcune ad esempio neanche me le ricordo, le negazioni, il fatto che il carattere non deve essere di quel tipo, cioè ci sono, questo è forse una delle più semplici, qualsiasi carattere di lunghezza 8, non c'è l'altro numero perché sta a indicare che la lunghezza è almeno 8 caratteri e di più, quindi cioè in questo caso se ci mettiamo anche inizio e fine, togliamo gli spazi, controlliamo anche praticamente che la stringa sia stata inserita completamente, sia valida, cioè è troppo comodo rispetto all'uso di volgari substring che sì, ci stanno, però sono, cioè non è che siano sbagliate, però è molto più faticoso perché bisogna andare a scandire la stringa e fare tutte quelle operazioni per interpretare quello che c'è dentro carattere per carattere, mentre con questa, soprattutto se devo estrarre come prima dei token, anno, mese, giorno, prefissi, chiavi, valori o comunque delle parti che poi mi interessano, il resto è come dire un contorno. Sono ancora più comode perché quei gruppi posso tirare giù esattamente quelle occorrenze, ovviamente dipende un po' da quello che si fa e quali sono come dire, gli obiettivi, però usate la regular expression e andate a vedere, secondo me, se cerchiamo Delphi regex, troviamo la documentazione ufficiale, in Delphi comunque. Magari non c'è un, qui c'è una guida, la guida la trovate replicata ovunque, però c'è grosso modo. Regex, spero che non ci sia da scaricare il sorgente, invece sì. Magari se c'era un esempio, avete questo System Regular Expression, ok, che ha questo, è un record perché vi fa tregex, vedete che avete più o meno queste sono le stesse funzioni in Delphi che ci sono in .NET. Avete l'ismatch con un input, quindi se lo create con un pattern delle opzioni e fate ismatch, gli date la stringa e vi dice se match oppure no. Se fate match ottenete tmatch, cioè ottenete proprio la corrispondenza. Con matches ottenete una collection, quindi ottenete n corrispondenze come poi abbiamo fatto con, in questo caso, come abbiamo fatto con lo stesso matches, c'è una match collection, ogni oggetto ovviamente sarà un match, matches avrà un count, match collection, grazie, volevo vedere match. Ogni match, qui c'è proprio un pezzo del codice sorgente, quindi ha i suoi group, quindi anche qui c'è il concetto di group collection e potete estrarre i gruppi con questa collection basata, non brasata, quello magari, su, come
Groups Property sull'indice o anche probabilmente sul nome. Penso che vedete che la group collection come item, quindi se fate groups e mettete una parentesi quadra, vi accetta un indice. L'indice non è intero, non è una stringa, ma è un variant, proprio perché se usate un intero, probabilmente vi dà il primo, il secondo, il terzo. Se mettete il nome, vi dà quello con la label associata. Quindi sono esattamente le stesse feature che abbiamo in .NET, in Python, in PHP, in qualsiasi altro linguaggio. Ormai sono uno standard di fatto. Quindi il mio suggerimento è usatele assolutamente, perché sono più che comode. Troviamo un po' di codice. Questo è un esempio di codice di regex, vedi che cerca regular expression, è un tipo record. Ismatch, c'è l'input, c'è il pattern, e questo ismatch da true o false se la pattern matcha. Quindi molto. Di Federico, qualche anno fa, aveva fatto una lezione di regex applicata a Delphi, molto inspiegata, tipo quella che hai fatto di Python. Sì, c'è solo uno strumento. Poi adesso penso che abbiano subito, tra l'altro, diverse ottimizzazioni nelle varie release, perché inizialmente erano più lente, ma sono anche qui sono proprio facilissime da usare. Cioè, proprio scrivete T-regex ismatch stringa e pattern, e proprio banalmente basta solo usare la uses e usare questo oggetto. Io non ne potrei più fare a meno, quindi dopo la documentazione, sì, c'è un sito dedicato con un po' di un PDF stampabile che non so cosa c'è dentro, regex buddy, che è un software per testare le regex, un po' simile a Expresso, quindi carino anche questo, cioè fatto molto bene, penso sia fatto in Java o qualcosa del genere. Fa un po' più, molto simile comunque, un po' più credo vecchiotto con le varie varianti su, però comunque è un classico, diciamo. Questo penso sia in vendita sotto licenza. Vabbè, single user 30 euro, direi che. Però se avete Expresso è gratuito, oppure usate regex online, che è quel tool che usavamo prima. Ok, molto interessante questo supporto che ora abbiamo fatto. Abbiamo fatto 2 ore e mezzo, siamo alla mezzanotte. Io non mi sono neanche reso conto, mi è volato il tempo, pensavo di partire con un'altra cosa, invece sa che dovremmo rimandare quantomeno a prossima settimana, che sarà comunque abbastanza interessante, perché iniziamo, come si vede, a importare un po' di cose dall'esterno e a lavorare su con delle librerie al momento integrate, però poi anche che andremo a scaricare per fare, insomma, cose un po' più di alto livello. Anche queste comunque sono dei time, regex, sono cose più che utilizzatissime. Quindi adesso torno sulla. Tempo vola quando ci si diverte, esattamente, quindi torniamo su questa schermata, così vedo un argomento interessante. Sì, poi anch'io in realtà avevo fatto delle prove proprio solo col match o con dei find all con i valori, però volevo, cioè mi ha fatto piacere lì fare la prova anche della lista e di altre cose, perché siamo super concentrati, no? Infatti tirare a mezzanotte facendo delle cose tecniche, bisogna effettivamente averne voglia, perché altrimenti non sarebbe quasi possibile, direi. Adesso vado a vedere magari se c'è qualcuno che sta sviluppando, ma mi sa di no, da vedere così non c'è nessuno pazzo come noi che si sta divertendo. C'è un po' di retro gaming, c'è anche un canale Python Italia, ma non vedo che non pubblicano nulla da un po', quindi
e anche come categorie, vediamo se c'è qualcuno in italiano che sta, mi vedo io in italiano, ma non vedo nessun altro, niente. Dobbiamo appunto rimpolpare la quantità di sviluppatori su Twitch, che così potremo farci raid a vicenda. Se tolgo l'italiano probabilmente ne vedo più di uno, ma anche se potremmo provare a fare un raid a un canale che magari sta usando Delphi. No. Vedo qui C++, Unity, progetti in Rust, ma questo è turco, quindi non penso di riuscire. React.js, quindi si stanno divertendo proprio. Tra l'altro c'è un altro streamer che fa streaming con Delphi da questa parte, queste parti, che è, adesso mi sfugge il nome, è un delfista francese. Se mi viene in mente il canale faccio anche lo shout out, così. In realtà ci sarebbe anche Embarcadero, c'è l'account di Embarcadero, ma ancora vedo che non vedo comparire nulla, e dovrebbero essere i primi a buttarsi a iniziare a fare, come dire, un po' di streaming su Delphi, su questa piattaforma, quantomeno non lo vedo. Ah, è qua, Patrick Premartin, dovrebbe chiamarsi se lo pronuncio bene. Fa in francese, però se sapete come dire il francese. Ok, infatti è arrivato, quindi un altro che ha avuto quantomeno l'idea, quindi magari seguite anche lui, anche se ogni tanto mi fermo, leggo il codice che scrive, ma non sono in grado di, come dire, interpretare. C'è Videogame Endings che stanno facendo probabilmente la fine di qualche videogioco. Niente, fa lo stesso, tanto poi alla fine mi sa che se ne stanno andando, si danno la buonanotte, quindi scappano anche qui. Niente, scappano tutti, siamo gli unici rimasti. Ok, niente, raid, dai. Lo faremo quando adotteremo un altro orario alla fine. Niente, come dire, grazie come sempre, nonostante appunto siamo in piena estate, in agosto dovremmo essere in vacanza, per la presenza assidua. No, forse questo va. Buonanotte, non capisco se sta finendo oppure no. Vabbè, poi ci provo. Intanto vi saluto, poi proverò a fare questo raid. Dicevo, grazie come sempre per la presenza e per la compagnia. Ormai il nostro viaggio nei meandri di Python ha raggiunto livelli, lo stiamo proprio sviscerando. Ok, era uno che salutava. E direi la prossima, se non ci sono imprevisti di qualche tipo, prossima live la prossima settimana, poi finalmente forse dovrei riuscire ad andare in vacanza anch'io, ma vediamo, non ne sono ancora sicuro finché non ci sono. Venerdì praticamente già da adesso, quindi di nuovo anche buon weekend, e direi grazie, alla prossima, e buon fine settimana e buon inizio, visto che di solito ci vediamo giovedì. Lancio il raid, quindi se volete vedere qualche fine di videogioco. Grazie a tutti di nuovo, alla prossima.